30 anni per aspettarlo, 6 mesi da questo momento per completarlo. È il parcheggio interrato di Piazza 20 Settembre a Trani. I lavori riguarderanno l'adeguamento, completamento e messa in esercizio dell'autorimessa sotterranea a 2 livelli destinata a contenere circa 160 veicoli per un'estensione di poco meno di 6.000 metri quadri. Approvata nel 93, realizzata credo tra il 94 e il 95, di fatto mai completata. Aggiudichiamo oggi praticamente con la totale copertura, diciamo a fondo perduto, quindi senza le risorse dei cittadini, che stiamo iniziando i lavori per realizzare finalmente quest'opera. Siamo praticamente un quadro economico di circa 1.400.000. Non mancheranno i disagi, ma proprio la durata insolitamente breve dei lavori dovrebbe aiutare i cittadini a tollerarli meglio. Inoltre, l'impresa esecutrice avrà tutto l'interesse a svolgere le opere nel rispetto dei tempi, anche perché trattandosi della prima opera finanziata con il PNRR, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori saranno certi e puntuali. Noi stimiamo 6 mesi per il completamento dei lavori. Si tratta di un'incompiuta che finalmente torna a vivere, ma anche della prima opera pubblica finanziata con il PNRR che prende forma. È la risposta che diamo a chi dice che noi sindaci non siamo in grado di spendere le risorse del PNRR, per cui si vogliono togliere soprattutto al sud. Noi quelle risorse le stiamo spendendo. Senza quelle risorse queste opere non le potevamo fare, non le possiamo fare. Quindi è importante che si riveda tutta la strategia sul PNRR, soprattutto nei confronti del comune, e lasciatemelo dire, si riveda la strategia anche di questa Italia che si vuole dividere in due, perché qualcuno dice che al sud non siamo bravi a fare le cose. Oggi stiamo dando una dimostrazione completamente diversa.